vorrei parlarvi ora di una meravigliosa creatura, quale il mio spirito inquieto aveva cercato per tutta la vita. Quindi il cinema, che era proprio questo, era suggestione ipnotica, ritualistica, cioè qualcosa di religioso, si usciva di casa, si parcheggiava la macchina in qualche posto, poi ci si incolonnava, in corte tutto il rituale, il biglietto, la tenda che si apriva, la mascherina, guardarla praticamente illuminata, riconoscere degli amici, poi questa luce che si attenua, lo schermo che si attende e comincia la rivelazione, il messaggio. Sulla scala. Musica, maestro. Thank you.
fantastico capolavoro, La strada. Raramente lo schermo ha raccontato con tanta intensità e tanta efficacia una storia più nuova e più coraggiosa. La storia di Gelsomina e Zampano. Una storia che ricorderete sempre con profonda commozione. Alla vigilia di un film, poi ho sempre dovuto pentirmene, lo dico in un senso di imbarazzo, di vergogna. Poi questo qui è un film che non ha niente da guadagnare a essere anticipato nella sua trama, nelle sue intenzioni. E poi perché non voglio che si ripeta un pochino quello che è successo con la Dolce Vita. Si ricorda la pubblicità così abnorme, dilatante, amplificata che ha avuto la Dolce Vita? Tutto sommato ha portato a far sì che lo spettatore si andasse a vedere quel film già sperando e credendo di trovarsi certe cose che non c'erano, e guardate, poi le ha viste veramente, cioè si è creato un film diverso. Ma poi non voglio parlare perché ormai ho stabilito così e non mi sembra il caso l'ultimo alla fine poi di perché lei, anche lei stessa invece che è una trovata pubblicitaria, diciamo così, è una trovata pubblicitaria, sono dentro?